Un attimo che... Sì, scusate. Allora, dovrebbe esserci in collegamento, così lo facciamo salutare, il sindaco di Belluno, Jacopo Jacopo Massaro. Massaro. Buongiorno a tutti, io vi sento bene. Sì, Sì, ciao ciao Massimo, ciao Massimo, ciao Jacopo. Jacopo. Poi il sindaco di Padova, Sergio Giordani. Ti Buongiorno a tutti. sto guardando, sto cercando, ma dove sei? Eccolo lì, sì, sul tavolo. Ciao, ciao Sergio, buongiorno. Poi il sindaco di Rovigo, Edoardo Gaffeo, che deve essere... Sì, ma basta che parla, se lui parla lo vediamo, eccolo qui. Quando parla... Aspetta che ti apro il microfono, Edoardo. Ecco, adesso sei aperto. No, adesso sei anche... Sì, no, ma sento perfettamente, vedo perfettamente, quindi io ci sono. Ok, buongiorno. E il sindaco di Treviso, Mario Conte, che sarà poi la persona che presenterà tutto. Ciao Mario. Buongiorno a tutti e grazie. Ti do la Do parola la parola subito, così subito. presenti il documento, io faccio soltanto il regista dell'operazione. Città di Vicenza, Francesco Rucco, sindaco. Ciao Ciao Francesco. Francesco. Francesco, mi senti? No, non mi sente. Aspetta un attimo che Francesco non mi sente. Dov'è? Francesco, mi senti? Fagli la telefonata. Riusciamo a chiamarlo? Intanto chiamiamo il sindaco di Vicenza perché vorrei che ci sentisse anche lui, ovviamente. Città di Verona, Federico Sboarina. Ciao Federico. Ciao, ciao a tutti, buona giornata. Un attimo che ti... Ci senti? Sì, Francesco? Aspetta, aspetta un attimo, fermo. Prova adesso, Francesco. No, noi non ti sentiamo. Hai un microfono disattivato? Microfono disattivato? No, no, non è il nostro, il... Ah, Adesso così. si è disattivato. No. Ma tu ci Tu senti? ci senti? Fa segno con la testa. Non No, non ci sento. ha proprio la linea. Lo facciamo riinserire? Ma devi dirgli a lui. Allora stacca, di che stacchi e si riconnetta, che lo aspettiamo. Si sta chiamando supporto. Abbiate pazienza un secondo, dico alle persone che sono ospiti un attimo. Problemi tecnici di questi tempi sono normali. Abbiamo, quante persone sono collegate in video? Ci sono due Ci pagine. sono 50 persone collegate in videoconferenza, per cui il sistema anche regge, abbiamo un po' di pazienza. Edoardo Caffeo si è staccato come video. Edoardo, non ti vediamo in... Ci sono, Ciao. io dovrei essere collegato. Sì, adesso ti vediamo. Sì, non ti vedevo come immagine. Sì, ok. Grazie. Ci siamo tutti, aspettiamo un attimo il sindaco di Vicenza, il tempo che si ricolleghi, un Prova a secondo. collegarti. Immagino di lì di collegarsi col cellulare. Aspetta un attimo, aspetta che si colleghi prima. Fa una prova normale. Eccolo lì, l'ho visto a video. Adesso ha abbandonato e dopo rientra. Sì. Va bene, basta avere un po' di pazienza, si fa tutto. Con la pazienza e la calma, saranno tempi da tenere la calma e la pazienza. Dai, cavo il video, no, non lanciamo. Ecco qua, vediamo se... Beh, intanto salutiamo tutti i giornalisti per prendere un po' di tempo. Grazie di essere qua. Abbiamo anche delle troupe televisive qua nella nostra... Non so se riusciamo a far vedere. Apri, vi facciamo vedere la stanza un attimo, allontanatevi un secondo, che dopo qua stiamo a far ridere tutti quanti. Magari apriamo anche le finestre, qualcuno. Luca, apri le finestre qua. Arieggiamo, che dopo gli dica parole, che magari era questo. Apri, ecco, vedete la stanza con le truppe giornalistiche che vi stanno riprendendo. Tutto questo perché sto aspettando nel frattempo Francesco Rucco, che adesso si collegherà senz'altro. Ecco, Rucco lo vediamo, aspetta un attimo che vediamo se ci sente. Ci senti Francesco? Lui ha un problema sul computer, sai. Chiamalo un secondo, ha un problema sul computer, secondo me. No, no, mettiamolo. Fai col telefonino, dai. Parla con lui, passalo a lui.
Mettimi, scusa, metti il primo. Metti il primo piano. E, ascolta, dammi col telecomando piccolo. Francesco, non mi senti tu? No, ti vediamo, ma no, non ti sentiamo. No, lui non ci vede, non ci sente. Sì, grazie, tu bella bardata, che bravo, ma certo, tiriamo su questo qua. No, devi allargare, devi, mi avvicini la telecamera. Allora. Pazienza un attimo. Aspetta che metto la voce allora prima. Vai. Spero sto buoni perché siamo in viva voce. Stiamo ottenendolo in video così lo usiamo, vediamo se riusciamo a collegarlo con l'audio col telefono. Sono dentro. Eccola qua. Ad una riunione. Sì, ci sei. Pronto? Del Veneto, i giornalisti. Sta parlando, adesso. Luco, ti sentiamo. Ma chi è? Ah, sta qua, no, non c'entra niente. No, scusa. Ho sbagliato. Ero convinto che fosse la sua assistente. Così va. Ci sentiamo. Francesco, parla un attimo, ci sentiamo. Mi senti? Eccolo sì, qua. Ti sentiamo. Ci sentiamo, ok. Adesso io darei la parola allora al sindaco di Treviso, che è anche il presidente dell'ANCE del Veneto, per spiegare un po' l'iniziativa, il documento e tutto. Per cui direi a te la parola, Mario. Aspetta, ecco. Okay. C'è qualche microfono acceso forse? Sì, adesso lo spegniamo noi, lo spengo io. Chi c'è? Sborina, dove c'è? Cos'è? Sentite così? Dai, lascia stare. Mi sentite? Sì, ti sentiamo. Aspetta, tranne io però. Mi sentite? Sì, benissimo. Perfettamente. Ok. Allora, grazie per aver accettato questo invito a questa conferenza stampa. Come potete vedere, a sindaci riuniti, tutte le 7 città capoluogo hanno voluto unirsi per far fronte comune in questa cosiddetta fase 2 dell'emergenza coronavirus. Fase 1 che non è ancora terminata, anzi, cioè, la stiamo affrontando la coda, ma che i sindaci hanno affrontato mettendo in atto le indicazioni che arrivavano dal Ministero e dalla Regione. Quindi abbiamo dovuto fare una grande azione di
coordinamento di questi decreti e ordinanze e le abbiamo applicate nei nostri territori. Fortunatamente, grazie a un'attenta gestione, a un'ottimale gestione della fase 1 da parte della nostra regione, del governatore Zaia, che ringraziamo, dell'assessore Lanzarin e dell'assessore Bottacin, oggi siamo qui a parlare di una fase 2 che sarebbe la fase, quella della ripartenza. Prima della fase 2 c'è la conta però dei danni che nel nostro tessuto sociale ed economico sono davvero ingenti. Io nelle interviste che facevo fin dall'inizio, perché oggi entriamo nel 44esimo giorno di zona rossa per il Veneto, per praticamente tutte le province, e il 50esimo giorno di crisi coronavirus, perché era cominciata 7 giorni prima con delle restrizioni e poi dall'8 marzo siamo entrati in zona rossa. Io ho sempre parlato che il ruolo dei sindaci era un ruolo da equilibristi. In una prima fase avevamo la preoccupazione, e continuiamo ad averla, per la salute dei nostri cittadini. Poi abbiamo cominciato a preoccuparci dei bilanci, delle famiglie, delle partite IVA, dei commercianti, degli imprenditori che sono stati chiamati a abbassare le serrande e a chiudere le proprie produzioni. Oggi abbiamo anche la preoccupazione dei bilanci pubblici e dei bilanci comunali, che sono il perno della comunità. Questa preoccupazione si aggiunge anche al fatto che ormai le richieste dei cittadini sono, non dico quotidiane, ma ogni minuto riceviamo messaggi, mail, telefonate di cittadini che cominciano ad essere disperati, preoccupati del presente, ma soprattutto del futuro. Perché il presente magari in qualche modo riusciamo anche a tamponarlo, il futuro però dobbiamo cominciare a programmarlo tra mille difficoltà, mille incertezze. Noi stiamo apprezzando, lo dico sinceramente, lo sforzo che comunque il governo sta facendo, perché capiamo le difficoltà di dover mettere in campo azioni concrete, finanziarie, in tempi stretti. Quindi abbiamo apprezzato questo stanziamento, che siamo sicuri arriverà, dei 3 miliardi e mezzo di euro, che vedrà poi riversare a 3 miliardi ai comuni, però crediamo che questo sia sicuramente un passo importante, ma un primo passo che non sarà sufficiente, perché nelle chat così e nelle videochiamate che ci siamo fatti con i colleghi del Veneto abbiamo cominciato a fare una prima stima dei danni, e sono davvero ingentissimi. Abbiamo caratteristiche diverse dalle Alpi al mare, dall'arena di Verona a Treviso, passando per Vicenza, per Padova, Rovigo, cioè ogni nostra città e ogni nostro territorio ha delle caratteristiche che ci rendono esclusive e ha delle caratteristiche che oggi sono andate in difficoltà. Mi viene in mente la città più turistica al mondo, ovviamente quella rappresentata da Luigi, ma c'è Verona che ha dei numeri importantissimi, città universitaria come Padova, il territorio delle colline del Prosecco, il delta del Po, le Alpi di Jacopo Massaro e la straordinaria città di Francesco Lucco. Tutti noi abbiamo delle caratteristiche che oggi però sono state messe in ginocchio. E questo ci ha di fatto bloccato tutte le nostre potenziali e potenzialità di risorse che fino a 40 giorni fa ci facevano volare con ritmi altissimi, soprattutto da un punto di vista economico. Tutte queste cose sono state azzerate con una conta dei danni che è davvero inestimabile. Cioè, stiamo parlando di milioni e milioni di euro che noi giorno dopo giorno andiamo a conteggiare e ad accumulare in un conto finale che ci preoccupa davvero tanto. Allo stesso tempo noi però dobbiamo continuare a garantire i servizi, e allo stesso tempo noi però dobbiamo continuare a garantire il sostegno ai nostri cittadini, che oggi vengono a suonare i campanelli dei municipi perché hanno il dubbio se riusciranno o meno a rimettersi in piedi, se riusciranno o meno a riaprire le proprie attività, se riusciranno o meno a riaprire la propria filiera produttiva, le proprie fabbriche. Poi abbiamo i genitori che ci vengono a chiedere come faremo a tornare a lavorare con le scuole chiuse, dove metteremo i figli, cosa faremo,
Cioè, sono tutti temi che piovono e cadono come mattoni sulle teste dei sindaci, ma tutti i sindaci, non soltanto quelli di capoluogo, da 44 giorni stanno combattendo H24 per dare risposte, tutti i giorni, puntuali, cercando di confrontarsi, cercando di trovare soluzioni condivise, ma dando sempre delle risposte. Questo ci tengo a dire, e questo è il partito delle fasce tricolori, il partito dei sindaci, il partito dei cittadini, quelli che al di là dell'appartenenza politica che ognuno di noi ha, ci vede oggi però uniti a far fronte accanto alla regione a questa che è un'emergenza che deve mettere al centro del nostro agire, al centro delle nostre azioni, il cittadino, oggi più che mai. Per far questo però i municipi devono essere sostenuti da questo Stato. Allora noi, molto responsabilmente e senza alcuna voglia di polemica, abbiamo presentato, e dopo lascerò la parola anche ai miei colleghi, un documento molto articolato e molto tecnico che presenta 19 punti di proposte, proposte concrete per poter agire sulle tasse, per poter agire sulla sburocratizzazione, per poter agire sul sostegno ai municipi e per poter far sì che il sostegno che noi dobbiamo dare alle nostre comunità non sia una tantum temporanea, perché l'emergenza non finirà a maggio o a giugno, l'emergenza continuerà da un punto di vista economico per tutto l'anno 2020 e per tutto l'anno 2021. Quindi noi dobbiamo prepararci in modo tale da poter garantire ed accompagnare le nostre comunità ad uscire da questa crisi, prima sanitaria, poi economica e anche psicologica, consentitemi di dire, perché ci sono dei risvolti anche sulla psicologia della gente che cambieranno le abitudini e incideranno anche da un punto di vista economico. Noi dobbiamo essere al loro fianco fino a quando non torneremo alla nuova normalità, che sarà sicuramente diversa alla normalità di 40 giorni fa. Quindi questo dobbiamo essere consapevoli. Per poter far questo però dobbiamo avere degli strumenti finanziari, economici e anche burocratici. Cioè, io credo che abbiamo un'opportunità straordinaria. Se non cambiamo il sistema e non impariamo a sburocratizzare oggi, non lo faremo mai più. Tutti i politici da decenni parlano di sburocratizzazione. Credo che noi sette sindaci trasversali oggi poniamo sul tavolo del governo un'opportunità di miglioramento del sistema che può far sì che il Veneto, così come ha fatto nella fase emergenziale con la regione, col governatore Zaia, oggi anche grazie al supporto dei sindaci possa diventare un modello per la ripartenza del Veneto, nel nostro caso, ma del paese Italia parlando in generale. Perfetto, ce l'ho fatta, sono dentro. Ci siamo? Ok. Salutiamo anche Avarino di Antena 3 che abbiamo sentito intervenire. No, continua. Quindi questo documento nasce proprio con questa volontà creare un sentiero, di dettare una linea per migliorare le condizioni degli amministratori locali e di conseguenza per migliorare il sostegno ai nostri cittadini, alle partite IVA, alle famiglie, agli anziani, ai bambini e a tutte quelle persone che compongono la nostra comunità. È stato un lavoro importante che ha coinvolto i segretari comunali, gli assessori, i consiglieri comunali, che ha coinvolto veramente tutta la parte tecnica dei nostri apparati, che ringrazio, e ha composto un documento molto articolato che poi vi faremo avere, perché credo che entrare oggi nel dettaglio, adesso i miei colleghi magari porteranno ognuno, vi porterà a evidenzierà ognuno le proprie proposte e gli argomenti sui quali vogliono concentrarsi. Io ho voluto fare un cappello per spiegare qual è lo scopo di questo documento e credo che, e vi chiedo una cortesia nel ringraziarvi per il lavoro che anche voi giornalisti avete fatto in questi 50 giorni di emergenza, di informazione corretta, credo che sia bello sapere per i nostri cittadini, per le nostre comunità, che quando è ora di lavorare per tutelare i nostri cittadini, i sindaci si uniscono, fanno fronte comune, lasciano perdere l'appartenenza politica e creano una sinergia di forze che può dare dei risultati importanti. Mai come in questa crisi,
tutti quanti remiamo dalla stessa parte, tutti quanti ci mettiamo nell'ordine di idee che dobbiamo aiutare ed aiutarci, o se no sarà difficile venirne fuori, e soprattutto questa crisi rischia di durare tantissimo con degli effetti devastanti per i nostri territori. Quindi noi siamo qui per dire grazie per quello che è stato fatto, abbiamo bisogno di tempi, risposte e risorse certe, ma noi siamo qui per portare il nostro contributo. Abbiamo raccolto le istanze dei nostri territori, li abbiamo messi neri su bianco e li poniamo al nostro governo. Quindi con uno spirito assolutamente costruttivo portiamo delle proposte che parlano di accertamento convenzionale dell'IMUS, anticipazione della liquidità, esclusione della TASI e della TARIP, esclusione dell'imposta della pubblicità, esclusione della tassa di occupazione, eliminazione degli anni 2020-2021 dei vincoli dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione libero, possibilità di utilizzo negli anni 2020 e 2021 dell'avanzo di amministrazione vincolato per investimenti, per la spesa corrente e così via. Tante, tante proposte, 19, molto tecniche, che però vogliono essere un contributo attivo alla ripartenza della nostra regione, dei nostri territori, delle nostre comunità. A fianco alla Regione Veneto, a fianco al governatore Azzaia, vogliamo essere, come lo siamo stati in ambito sanitario, anche un esempio amministrativo per i nostri cittadini, per i nostri colleghi sindaci e per l'intero paese. Grazie Mario. Grazie Mario. Adesso ti stacco anche il microfono. Volevo rispondere alla giornalista che ci scrive sulla chat. C'è una chat, come vedete. Vedete una vignetta sotto, perché se volete prenotarvi per delle domande, ok, basta che scrivete là dentro. Alessandra Mercanzin e si associa anche Giovanni Salvatori di Telearena, ci chiede se c'è una registrazione. Sicuramente poi la facciamo, però volevo informare tutti che c'è anche una diretta Facebook, se non riuscite a accedere a questa videochiamata per i vostri mezzi, e c'è una diretta Facebook sul sito del Comune di Venezia, per cui ecco, eventualmente potete seguire da lì la continuazione della conferenza stampa. In ogni caso ci sarà la registrazione, poi eventualmente ci contatterete il nostro ufficio stampa e vi daremo la registrazione. Chi è dei sindaci, non so, che vuol parlare, se vuol alzare la mano, che perché io così vi do il microfono. Ok, Padova, allora prego Sergio. Ti stacco io, fermo un attimo. Ok, vai Sergio. Sono perfettamente in linea con quello che ha detto il sindaco di Treviso. Siamo tutti nella stessa barca, dobbiamo remare assieme. Io volevo sottolineare una cosa che ho sollevato in questi giorni, che penso vi abbia trovato d'accordo. Forse lo Stato, con quello che ci ha dato, dopo magari discutiamo anche delle modalità di divisione, i famosi 3 miliardi che dà il Comune, sono una cifra importante, ma sicuramente non sufficiente. Dovrebbero liberarci dal patto di stabilità. Per cui questa sarebbe una cosa importante, mi rendo conto anche molto difficile, ma se ci liberano dal patto di stabilità e ognuno di noi come comuni, perché abbiamo la fortuna di essere tutti comuni virtuosi, in cui possiamo affrontare debiti, se ci libera il patto di stabilità possiamo fare debiti per i prossimi 10-15 anni. Sarebbe un modo per non toccare i soldi dello Stato, per essere responsabili se stessi, noi come comuni, abbiamo, ognuno di noi ha la possibilità di pagare un debito. Potremmo fare veramente grossi investimenti, perché il mutuo possiamo fare attraverso banche, potrebbe essere di 20-30 milioni, o di più, tipo Venezia, che ha grosse possibilità. Per cui io rilancerei questa cosa. Non è facile, perché va contro la Costituzione, sia chiaro, il patto di stabilità è dura, però se il governo ha le cosiddette palle, secondo me, riesce a darci questo sistema, oppure abbiamo bisogno veramente di tanti, tanti soldi. Prego. Okay. Non so chi altro di sindaci vuol parlare. Ecco, Federico, prego. Federico. Sono, mi senti? Sì, benissimo. Buongiorno a tutti, mi associo a quanto detto in toto da Mario Conte prima, aggiungo velocemente alcune cose.
molto velocemente. Allora, io penso che questa è un'occasione storica anche per noi. Per noi sette sindaci che ci siamo trovati, abbiamo cominciato a trovarci dalla scorsa settimana e abbiamo condiviso tutti. Enrico, si sente un po' a scatti la voce. Mi senti meglio adesso? Prova a parlare. Adesso? Sì, parla, così ci sentiamo. Perfetto. Sto dicendo che abbiamo condiviso tutti e sette dei punti cardine. Sono dopo delle polemiche, bisogna stare tutti insieme perché l'unione fa la forza e essere fermi e determinati. Ci siamo detti che su questo percorso che abbiamo iniziato. Primo Federico, che non, purtroppo ogni tanto via la voce, paura che non si sente. Provate a cambiare il microfono. Guarda, prova di nuovo, magari qua. Allora io provo, dimmi. Come dicevi, sa solo per questo. 12, 10. Male. Andiamo male. Proviamo al telefono. Ti diamo il numero di telefono, proviamo col telefono, perché ho paura che il microfono sia... Intanto che noi chiamiamo il tuo tecnico, proviamo ancora, facciamo un tentativo ancora di quello che devi dire. Dopo che... Così mi senti? Sì, così sì, ti sentiamo meglio. Adesso sì, anche col microfono dello streaming. Dimmi se mi senti o se è un casino. No, no, così ti sentiamo bene. Io vado così, allora limite, fermami se comincia a sentirmi male. Mi sento che abbiamo condiviso. Cioè, insieme, che è abbastanza... Ci siamo dati. È chiaro che saremo fermi e determinati, perché le richieste che abbiamo fatto, come diceva Mario prima, dei primi 3 miliardi e mezzo, perché possono essere solamente i primi, per risollevare le sorti delle nostre amministrazioni, su questo percorso noi andremo avanti in modo assolutamente determinato. Anche su... ragazzi, il problema è che quanto più tu sei forte, quanto più il tuo maggiore. Siamo una regione, siamo una vocazione turistica con dei numeri che ci determinano l'essere una delle locomotive del nostro paese, ed è chiaro che l'impatto sui comuni dobbiamo dimostrare di essere sì, è che Federico la connessione è proprio... ci stiamo provando a chiamare al telefono perché è un peccato sentire a scatti. Magari sentiamo qualche altro sindaco, intanto ti chiamiamo al telefono così sentiamo meglio. Resta in video e proviamo al telefono e vediamo se magari ti mettiamo in voce al telefono. Dagli i numeri della conferenza. Chi altro sindaco vuol parlare? Francesco, aspetta che ti apro. Mi sentite? Sì, Francesco, sì. Sì, io molto brevemente, naturalmente Vicenza è in linea con tutti gli altri sindaci. E sottolineerei, al di là degli aspetti economici che necessariamente abbiamo indicato, c'è proprio una richiesta di iniezione di liquidità straordinaria nelle casse comunali, perché dobbiamo garantire la copertura ai mancati introiti e quindi di conseguenza i servizi essenziali per la popolazione, e mi riferisco in primis naturalmente ai servizi sociali, che sarà il tema più delicato da affrontare nei prossimi mesi dovuto appunto alla crisi economica. E un passaggio che è stato fatto nella lettera rivolta accompagnatoria al documento al Presidente del Consiglio e ai Ministri della Repubblica è quello che riguarda l'ultimo capoverso, cioè non bisogna sottovalutare l'aspetto del tema della sicurezza urbana, dell'ordine pubblico, e tutti i sindaci in questa lettera accompagnatoria hanno chiesto strumenti in tale direzione anche di natura straordinaria se fosse necessario. Io oggi ho fatto un intervento su Vicenza, ma l'ho anticipato agli altri sindaci, e abbiamo condiviso che il tema anche della sicurezza e della gestione dell'ordine pubblico deve vedere un'attenzione particolare. Ecco, tutto qua, e lascio la parola ai colleghi. Sì, grazie Francesco. Ho sentito prima Edoardo, che credo volesse... Prego Edoardo. Sì, solamente per... appoggiare ovviamente la richiesta che è stata fatta da tutti i miei colleghi. Stiamo cercando di portare all'attenzione del governo quella che di fatto per gli enti locali è una tempesta perfetta, perché abbiamo contemporaneamente
una diminuzione drastica delle basi imponibili di tutte le entrate di natura fiscale collegate alla fiscalità locale e dall'altra un aumento esponenziale delle richieste che arrivano ai servizi sociali. Avremo delle richieste importantissime per quanto riguarda il settore del commercio, il settore del turismo, il settore alberghiero, tutti i temi su cui i comuni saranno chiamati in prima linea a fornire delle risposte anche in termini economici. Quindi, in assenza di un contributo importante da parte del governo, sarà veramente complicatissimo cercare di far quadrare i conti del comune e cercare di dare un appoggio concreto anche alle economie locali per una situazione che è inutile che ce lo nascondiamo, durerà ancora per molti mesi. Tutto il tema del distanziamento sociale significa che in tutta una serie di attività di natura economica e commerciale, in cui questa regione vanta un primato assoluto, i numeri complessivi in termini di clientele potenziali saranno molto più bassi rispetto a quello che c'era prima dell'arrivo di questa emergenza Covid. E quindi è necessario che anche gli enti locali si trovino, si diano, si abbiano la possibilità di avere delle risorse economiche, di intervento economico e finanziario, di intervento immediato, perché siamo in grado di capire immediatamente quali sono le esigenze che provengono dal territorio. Quindi questo è un appello che noi facciamo in maniera unitaria, convinta, tutti insieme, perché solamente attraverso un intervento concreto ed effettivo degli enti locali saremo in grado di fornire una risposta immediata ai cittadini. Quindi massimo appoggio, siamo assolutamente convinti che questa deve essere la strada di richieste al governo e andremo avanti lungo questa linea. Dovremo, grazie. Grazie Edoardo. Dovremmo avere adesso la linea con Federico da Verona. Federico, proviamo col telefono, credo. Sono Sì, sul telefono, ti io sono sentiamo sul telefono. benissimo, benissimo. Adesso ti sentiamo proprio bene. Grazie. Allora non so se mi avete No, ti sentito avevamo prima. sentito abbastanza, no, abbastanza bene, ma era un peccato sentirti a scatti, per cui bene o male si era capito, però insomma puoi rielaborare Ma senza vado problemi. perplesso su quello che ho detto Sì. prima. Prima stavo dicendo che stiamo facendo questa cosa tutti insieme, è un'occasione storica, è già stato detto, e io aggiungo anche che saremo fermi e determinati. Andremo fino in fondo perché ne va sicuramente della sopravvivenza delle nostre comunità, delle nostre città, e non ci schieriamo evidentemente davanti a fianco ai nostri cittadini. Stavo dicendo che per noi l'impatto è stato devastante perché avevamo come città, come regione, numeri importanti e quanto più tu sei in alto e quanto più la caduta evidentemente la senti, il tonfo è pesante. E anche e soprattutto in città, a Verona adesso stiamo affrontando la stagione, quella che per noi è la stagione di punta, perché la nostra fondazione lirico-sinfonica, l'Arena, con i concerti prima e l'opera poi, vive anche e soprattutto d'estate. Vive in questo periodo, a differenza magari di altri teatri che anche noi abbiamo, che vivono più nel periodo invernale. E per noi l'Arena è la genesi principale di quello che è il volano economico, soprattutto nel periodo estivo. Quindi questo per dire l'importanza di quello che dobbiamo fare, che dobbiamo andare avanti in modo determinato. Tra l'altro, non so se è stato detto nel momento in cui mi sono scollegato, a partire da subito quello che stiamo facendo, cioè su quei 3 miliardi e mezzo che dovrebbero arrivare, come è stato giustamente sottolineato, i primi, perché non saranno effettivamente sufficienti 3 miliardi e mezzo, ma bene che arrivino questi, sui criteri di ripartizione diventa fondamentale. Quando ci siamo sentiti in questi giorni tra noi sette abbiamo condiviso che sicuramente i parametri che fanno riferimento alla popolazione, ma anche al numero delle persone contagiate sul territorio nazionale, quindi specificatamente nelle nostre città, sono i due parametri che dovranno essere presi come riferimento perché vi sia una distribuzione equa in relazione a quello che è l'impatto che la pandemia ha avuto in modo differente, oggettivamente, tra le varie città e tra le varie regioni, soprattutto tra i vari territori della nostra penisola. È chiaro e chiudo che tutto questo dovrà passare necessariamente, anche questo è già stato detto e su questo abbiamo detto tutti insieme che questa veramente è l'occasione della vita. Perché paradossalmente provate a pensare. Se ci arrivassero e noi combatteremo perché arrivino delle risorse importanti e poi con le risorse ci andiamo a scontrare con la solita burocratizzazione che ci impedisce di andare spediti.
La parola d'ordine è velocità e per essere veloci nella ricostruzione è necessario sburocratizzare. Anche su questo ci siamo accordati di portare delle proposte importanti per arrivare a questa finalità che è ancora più importante. Le risorse sono importanti, ma la velocità e la sburocratizzazione lo è ancora di più. Mi fermo qua. Vabbè, io non ho molto da dire, nel senso che il documento... Chi c'è? Massaro, scusa Jacopo, tocca a te, hai ragione. Scusa, aspetta che ti do la parola. Prego. Grazie. No, ho sbagliato, aspetta, eccolo. Ok, vai. Tranquillo, grazie, buongiorno a tutti. Niente, una cosa molto veloce. Voglio sottolineare una cosa. Noi come Comuni non siamo qua a mercanteggiare, non siamo abituati a farlo. Come Comuni siamo abituati invece a lavorare cercando di trovare le soluzioni per i nostri cittadini. Lo abbiamo sempre fatto, siamo orgogliosi di quello che fa lo Stato, di quello che fa la Regione, un po' meno orgogliosi quando questi litigano, perché invece bisogna concentrarsi sul risolvere i problemi e non perdersi in polemiche, e quindi noi non siamo qua per far polemiche, siamo qua invece per fare delle proposte di tipo sicuramente costruttivo. Abbiamo la necessità di essere ascoltati da tutti, da Stato, da Regione, anche sulle proposte che facciamo, che hanno un livello tecnico piuttosto elevato. Vedo che molti chiedono il documento, dopo immagino che il sindaco Brugnaro probabilmente glielo farà avere, ma insomma sono molto tecniche, però il contenuto di queste è sicuramente estremamente importante. Io vorrei ricordare che i comuni oggi erogano oltre l'80%, si dice quasi il 90%, dei servizi pubblici ai cittadini e rappresentano però il 7,6% della spesa di tutto lo Stato e rappresentiamo meno del 2% del debito pubblico italiano. Quindi abbiamo già dato, direi, prova di una buona efficienza, una buona efficacia nella nostra attività, quindi credo che ci si possa affidare ai comuni e credo che la sfida, una delle due sfide, sarà quella sicuramente di puntare sui comuni per questa fase post-emergenziale. Noi riusciamo, probabilmente siamo in grado, probabilmente, di interpretare i bisogni locali e quindi di rilanciare. Ricordo che noi siamo come aziende, noi non possiamo fare debito pubblico come fanno altri, noi siamo come aziende, abbiamo dei bilanci e quindi i bilanci vanno chiusi. Noi possiamo fare servizi solo se abbiamo un'entrata corrispondente all'uscita in un bilancio e quindi noi abbiamo la necessità oggi di avere in mano degli strumenti che ci aiutino. E l'altra questione fondamentale, l'hanno già rimarcata ma la voglio risottolineare nuovamente perché è veramente fondamentale, è che noi abbiamo la necessità di avere gli strumenti in mano per poter operare. La burocrazia italiana oggi opprime le imprese, opprime i cittadini, opprime gli stessi comuni. In questo momento abbiamo l'opportunità del secolo, nel senso che la lotta alla burocrazia o la facciamo adesso o non la facciamo mai più. Cioè o cogliamo anche gli aspetti paradossalmente quasi positivi, passatemi questa espressione perché ovviamente non sto intendendo dire che è stato un bene queste emergenze, ma o cogliamo l'occasione per rilanciare un'azione contro la burocrazia oppure noi saremo schiacciati da una burocrazia che già quando le cose ci andavano bene non ci potevamo ovviamente permettere. Quindi detto questo è un documento con delle proposte allo Stato, al Governo. Non è il nostro unico interlocutore, anche la Regione è un nostro interlocutore, anche a loro dovremo fare delle richieste, adesso però è il momento dello Stato, quindi penso che ci stiamo ponendo in una maniera assolutamente trasversale e propositiva. Credo che noi possiamo essere il centro della ripartenza, noi comuni italiani, oltre 8.000 comuni italiani, e quindi insomma speriamo di poter essere ascoltati in questo nostro appello. Grazie a tutti, buona giornata. Sì, grazie Jacopo. Io penso sia stato detto praticamente tutto in termini di presentazione. Mi sembra utile sottolineare che c'è un documento, che è questo, che insomma abbiamo sottoscritto tutti quanti, 7 sindaci. Questo documento ve lo manderemo, ve lo gireremo a tutti voi giornalisti assieme a una nota stampa che verrà prima girata a tutti i sindaci per approvazione, per cui insomma nelle prossime ore ce l'avrete. Io voglio sottolineare l'unità di questo gruppo di lavoro. Noi siamo partiti da un documento che avevamo scritto a Venezia con tutti quanti i 44 sindaci del veneziano e poi è stato emendato e migliorato ovviamente con tutte quante le necessità delle grandi città del Veneto, come voi vedete. E la cosa è tecnica, deve essere trasversale. Anch'io ringrazio il Governo e la Regione per il grande impegno che hanno profuso, poi errori eccetera li vedremo in futuro, non è questo il momento è quello
di capire come dobbiamo rispondere bene ai bisogni dei nostri cittadini che sono a casa e parlo per quelli che conosco bene, sono anche molto spaventati per quello che sarà, diciamo, la vera, una delle dei veri mali, cioè la crisi economica. E il rischio è che se non, c'è, se non ci muoviamo ad avere proposte concrete, gli enti locali sono una frontiera diretta nei confronti dei cittadini. E la cosa che francamente stupisce, diciamo così, è che ci sia dimenticato completamente che esistono i sindaci, esistono i comuni. E le persone hanno il terrore adesso del lavoro che non c'è, che non ci sarà. È stato colpito il cuore dei piccoli imprenditori, di tutta la filiera turistica. Non mi stancherò di ripeterlo, Venezia è in ginocchio da questo punto di vista. Credo che anche il Veneto in qualche misura risentirà, proprio parlo di questa tipologia di settore. Abbiamo anche sottoscritto un appello nazionale su questo. I punti li vedrete, sono molto tecnici, però fondamentalmente il governo per forza deve comprendere l'importanza di mantenere in piedi la struttura del comune, i nostri più grandi e poi tutti quelli più piccoli. Noi abbiamo fatto le proposte che sono scritte, per cui non le spiego, nel senso che le leggete, sono state fatte in maniera molto accurata e noi ci attendiamo una risposta rapida da parte del governo. In questi momenti stanno discutendo cosa fare. Meno annunci evidentemente e magari qualche contatto in più, magari possiamo anche sentirci direttamente. Certamente il tema più importante per quanto riguarda noi, credo che anche sia condiviso, è il tema del trasporto pubblico locale. Non siamo in condizione di riprendere con le stesse logiche di prima, se non fosse altro per la mancanza della portabilità delle persone. C'è il droplet, come ben sapete, per cui i servizi sono ridotti, a Venezia in particolare siamo in ginocchio, per noi è una cosa, soprattutto in acqua, noi erogavamo 540.000 ore di moto in acqua, con i vaporetti, e ce ne venivano finanziate 360.000, finanziate in parte ovviamente al 60%. E oggi il resto delle ore venivano finanziate dai turisti, lo dico per spiegare quanto il turismo contribuisce nei servizi della nostra città, ovviamente, in questo caso delle isole, della laguna del Lido. Pensate che i ferry boat, quelli che portano, sapete, le macchine al Lido, non sono mai stati finanziati, venivano finanziati dai biglietti che pagavano i turisti. È chiaro che il centro storico e tutta la filiera turistica di Venezia pagherà un prezzo elevatissimo per i prossimi mesi, per cui noi insistiamo che i comuni devono restare in piedi, devono riuscire a dare quelle risposte dirette ai cittadini. Voglio ringraziare i miei colleghi sindaci perché il lavoro che abbiamo tutto sommato sempre fatto in termini di così, conoscenza e di rispetto reciproco, ma oggi è evidentissimo sul fatto che il Veneto ha una struttura sociale, politica che è appunto trasversale ed è legata appunto a un patto che si fa appunto con tutti i nostri cittadini e di questo sono sinceramente fiero. Basta, direi che adesso possiamo aprire le domande dei giornalisti. Rispondo solo a due cose, sono arrivate sulla chat dove ci chiedete appunto se potrete avere il documento. Ho risposto già sì, vi verrà inviato insieme a una nota stampa, però che prima verranno i sindaci, approveranno i loro uffici stampa ovviamente, perché è una nota congiunta. Io comincerei dalla... ce l'erano sopra, allora cominciamo dalla chat, andiamo al primo punto. Leggo sulla chat, lo dico ai miei colleghi sindaci, quello che è stato chiesto e anche voi se volete contattare. Allora, dunque, Marco Bonet dice se è possibile in prenoto fin d'ora una domanda al sindaco Brugnaro su Mostra del Cinema di Venezia. Ok, gli diamo la parola. Marco Bonet, che però non so dove sia, vediamo un po' se c'è. Marco Bonet... Prova a parlare che dovrebbe venire fuori Marco Bonet, ti attivi il microfono o le si attiva il microfono. Se lei parla, se lei si attiva il microfono, poi viene, la vediamo o comunque la sentiamo. Marco Bonet, sei ancora in linea ovviamente. Forse si è prenotato prima, ma... Vabbè, allora casomai dopo ci fa sentire se c'è ancora. Passiamo dopo... dunque, professor Francisco, allora la registrazione l'ho detto. Gioia Salvatori, buongiorno. Sì, chi è? Marco Bonet. Sì, la sento, prego, 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 in linea. L'ascoltano tutti. Buongiorno a tutti.
Buongiorno a tutti. Allora, per il sindaco di Venezia solo una domanda rapidissima sulla mostra del cinema, visto che abbiamo parlato prima anche dell'arena, cioè anche quello è un volano economico straordinario e non si sa se si farà. Poi un'altra domanda flash per tutti i sindaci, quindi non so a chi mi vorrà rispondere. Io non ho potuto leggere i 19 punti, sento comunque che c'è richiesta di iniezione di liquidità, di soldi, però questa è la richiesta che sta arrivando da chiunque, da tutte le categorie, cioè tutti chiedono soldi e quindi la mia domanda è dove pensate che possano arrivare questi soldi? Perché pensare che lo Stato possa finanziare tutti i comuni, tutte le regioni, tutti quelli che in questi giorni stanno chiedendo miliardi, mi pare utopico, quindi volevo capire concretamente qual era la vostra idea per ottenere questa liquidità, dove si devono prendere i soldi, grazie. Guardi Marco, provo a risponderle io sulla parte generale e dopo chiaramente i sindaci precisieranno. Non è questione soltanto di avere soldi, questione di semplicemente, noi abbiamo fatto delle domande tecniche, le consiglierei di leggere il documento con attenzione perché sennò la risposta sembrerebbe superficiale e poi eventualmente le rispondiamo tecnicamente, non c'è soltanto giro di liquidità o soldi così a casaccio. Non so, per farle solo un esempio, c'è l'accertamento dell'IMU, è una misura che non costerebbe niente al governo, noi avremo tante persone che non avendo incassato nulla non riusciranno a pagare l'IMU, la prima tassa, lei sa che i comuni vivono sull'IMU. Abbiamo proposto di darci la possibilità di accertare l'IMU dell'anno scorso, è una questione semplicemente contabile ma consente di fare i bilanci, poi magari se vorrà avere la pazienza di leggersi il documento, conosco lei come giornalista attento, poi eventualmente possiamo sviluppare, se no staremo qua veramente fino a domani mattina, ma è un documento molto tecnico e appunto come dicevano anche gli altri colleghi, è proprio positivo nei confronti del governo, non c'è nessuna critica o nessuna strumentalizzazione, anzi vorrei che non passasse questo criterio perché non è questa la nostra intenzione, vorremmo essere assolutamente propositivi. Sulla seconda, prima domanda che lei faceva sulla biennale, la informo, penso che lo saprà, che la biennale è stata data ieri, lei sa che sono io vicepresidente di diritto, ieri il presidente Cicuto ha comunicato che la Biennale Cinema verrà fatta e noi siamo particolarmente orgogliosi e fieri di dire questo, perché Venezia ha un'iniezione di fiducia e di sviluppo, credo che sarà anche un buon veicolo di comunicazione internazionale, a prescindere se saranno diciamo il pubblico o tanto o poco in sala, questo si vedrà e saremo sempre rispettosi delle norme sanitarie, però comunichiamo a tutti che la Mostra del Cinema, come ha dichiarato ieri il presidente Cicuto, ci sarà e noi come Comune di Venezia lo aiuteremo in tutti i modi perché è la sua prima biennale, per cui sarà molto importante e sarà l'occasione per presentarlo al mondo. Grazie molte. Chi vuole parlare? Padova, un attimo che devo accendere, scusa che... Eccolo qua, scusa un attimo, eccolo qua, prego, prego, aspetta, sì. Prego Sergio, scusa, avevo staccato io il microfono. Vorrei ribadire il concetto di prima, nel senso... Noi, se è chiaro che chiedere soldi allo Stato è veramente un problema, è veramente difficile, perché, come ha detto il giornalista, tutti chiederanno, perché non è possibile pensare che ogni comune del Veneto, parlo del Veneto perché li conosciamo bene, ci conosciamo bene, possa fare un debito? Noi possiamo farlo, vabbè, non ne andiamo fuori se non abbiamo risorse importantissime. Noi non chiediamo soldi, non chiediamo un euro, oltre ovviamente a quelli che ci hanno già dati e vedremo quando arriveranno e come arriveranno, perché ognuno di noi non può fare un debito molto importante per i prossimi 10 anni. È come un'azienda. Se la mia azienda può fare un debito, anche i nostri comuni possono fare debiti. In questo caso non chiediamo soldi, ci rendiamo conto e responsabili del debito che facciamo, o il governo ovviamente metterà dei paletti, ma questo vuol dire solo togliere il patto di stabilità. È una cosa difficile, è difficile, ma è uno dei pochi sistemi per avere risorse importanti per risolvere il problema, senza chiedere nulla a nessuno. C'è qualche altro sindaco? Andiamo avanti, c'era Fulin che aveva chiesto di parlare. Michele Fulin del Gazzettino. Ecco qua, prego, prego, prego. Buongiorno a tutti. Ciao Michele, ciao. Ciao. Avevo una domanda proprio sulla base dell'introduzione che aveva fatto il sindaco Conte all'inizio, che diceva, cioè, abbiamo fatto la conta dei danni e sono davvero ingenti. Quello che volevo chiedere è, avete azzardato una somma complessiva dei danni?
che avete, hanno avuto le nostre città, oppure non so se ognuno può rispondere per sé. Guardate, se posso, però sono stime fatte sulla cosiddetta carta da formaggio, cioè mancati introiti, mancate tasse, mancato, previsione, eh? Dopo 44 giorni il comune di Treviso ha perso 10 milioni. Parlo di comune di Treviso. So. Mi sentite o siete ancora in difficoltà a sentirmi? Mario Tosnave. Mi senti o mi sentite? Siamo piccoli. Sì. Vabbè, chi ha detto mi senti? Che non no, Fede, Federico. Ciao Federico, vai, tocca a te. Era per dare un contributo, noi abbiamo fatto due calcoli, ci aggirando intorno ai 50. Puoi ripetere la cifra, Federico, non si è sentita bene. Sperirei che non si sentisse proprio, preferirei non averla infatti, sono 50 milioni. Ecco, adesso si è sentita bene. Preferirei non averli avuti. Padova è 30 milioni senza calcolare partecipate. Solo amministrazione locale 30 milioni senza calcolare partecipate, con il che sono Gaffedro, con il che è abbastanza evidente che c'è un rapporto di proporzionalità a seconda della dimensione del comune, cifre poi vengono adeguate, quindi siamo comunque nell'ordine di grandezza di milioni di euro per un comune di piccole dimensioni, decine di milioni di euro per comuni di grandi dimensioni senza partecipare. Pensando che parli. Michele, tieni duro, Michele sì, eccomi qua. Tieni duro. Comune di Venezia, battiamo tutti. Abbiamo per adesso un buco assolutamente certificato, si può dire, di 115 milioni, solo il comune senza le mancanze IMU e senza le partecipate. Ti parlo che alla CTV siamo sotto di 80/100 milioni. Questa è la città di Venezia, quando dico in ginocchio, intendo proprio in ginocchio io. Dicevo a Mario Conte, così si tira su e morale. Solo comune di Treviso parliamo, non municipalizzato. No, anch'io. Solo comune di Venezia. Anch'io sono comune di Verona. Senza partecipate. Senza partecipate. E senza il danno IMU. Cioè, considerando che l'IMU sia lo stesso dell'anno scorso, che non sarà, senza questo abbiamo 115 milioni di perdita come comune. Più abbiamo da considerare l'IMU, che non sappiamo calcolare adesso, ma sarà pesante perché molta è legata alla filiera turistica, e poi parliamo di circa 80-100 milioni soltanto per la CTV. Poi ti lascio 40-50 milioni di Veritas, e poi avremo da calcolare Casinò, la Fenice di Venezia, i musei civici, eccetera. Ma questo lo rilasciamo piano piano facendo i conti, insomma. Abbiamo soprattutto la preoccupazione che venga finanziata, noi la prima cosa che ho sempre detto, finanziare la cassa integrazione in deroga e le partite IVA da sostenere, le persone. Noi chiediamo che venga sostenuta la filiera delle persone. Solo che non puoi farlo per 13 settimane, ma nella filiera turistica bisogna farlo per almeno un anno. Perché dobbiamo dare almeno quella tranquillità alle persone di riuscire a mangiare, questo è il tema vero. E guardate che Venezia diventa importante per tutti comunque, perché è anche una cartina tornasole di come il Veneto può rialzarsi, insomma. E prima ci muoviamo, prima sblocchiamo le barche, per esempio, diamo la possibilità alla gente a Venezia in laguna almeno di muoversi, perché tanti non vogliono comprendere la specialità di Venezia. Mi dispiace dirlo, ma la voglio sottolineare, le barche dei privati a Venezia sono come le auto da un'altra parte, le hanno bloccate. Allora, le barche di persone conviventi che vivono insieme e che si muovono tramite la barca tra le isole alleggerisce il trasporto pubblico, che è, come ho appena spiegato, è bloccato di fatto. Abbiamo dovuto tagliarlo e ridurlo all'osso e non siamo in grado di farlo ripartire, proprio non c'è la risorsa per farlo ripartire. E la stessa cosa vale per chi faceva attività in laguna. Capisco che sposta il problema da altre cose, ma la città di Venezia è questo e conviene a tutti che la città di Venezia venga difesa, non soltanto i veneziani che la stanno difendendo alla grandissima. Vabbè. C'è qualcun altro che... Grazie. Parlano i sindaci di Belluno e Vicenza, se è possibile. Jacopo, tocca a te. Sì, io non ho granché da aggiungere. Comunque, per quanto riguarda le stime, faccio solo presente sostanzialmente, noi abbiamo fatto una primissima stima di un buco circa un paio di milioni di euro. Insomma, accantoneremo un paio di milioni di euro, ma come diceva prima il sindaco Brugnaro, è molto complesso oggi fare una stima
diciamo precisa, perché mancano ancora i dati di Muetasi, manca ancora i dati delle partecipate, eccetera eccetera. Quindi è una cosa proporzionale. Se prendete quelle cifre che avete sentito e pensate ai 5 miliardi di euro chiesti da ANCI, l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, attraverso il presidente nazionale De Caro, attraverso il nostro presidente regionale Mario Conte, vedete che più o meno si capisce che più o meno quella stima là è abbastanza veritiera. Attenzione però, sono stime che riguardano esclusivamente il mancato gettito, cioè la mancata entrata. Quindi qui non stiamo parlando di una richiesta di 5 miliardi per fare delle nuove opere di rilancio, cioè vorrei che fosse chiaro che sono due questioni differenti. Da un lato c'è il ripiano delle mancate entrate stimate a livello nazionale intorno ai 5 miliardi di euro, e se fate una proporzione più o meno Verona, scusate, Venezia va un po' oltre perché è una città di mare, quindi ha dei costi aggiuntivi rispetto ad altre città, ma se voi prendete Verona, Rovigo, Belluno, fate una proporzione più o meno siamo là, ci siamo. Quindi questo è semplicemente per controbattere al mancato introito. Senza il ripiano di questo mancato introito, noi non è che stiamo chiedendo i soldi per fare degli utili, perché noi non siamo un'azienda, abbiamo i bilanci come un'azienda, ma noi non è che facciamo utili, noi facciamo servizi. Se non ripianiamo i mancati introiti, non possiamo erogare i servizi che sono i servizi essenziali ai cittadini, dagli asili nido alle case di riposo, all'illuminazione pubblica, alle strade, a qualunque cosa vi venga in mente in questo momento qua. Poi c'è tutta la partita ovviamente del rilancio, ma questa è un'altra partita chiaramente, nel senso che in questo momento stiamo tutti guardando innanzitutto mettere in sicurezza i servizi per i cittadini. Bravo. Lo facciamo con queste richieste al governo, che sono richieste, vorrei sottolineare, l'ha detto bravo Gigi, Jacopo, bravo, l'hai detto bene, hai detto bene questa cosa dei servizi, fammi capire che non sono utili, bravo. Bisogna dire questo, e vorrei sottolineare che le richieste del documento non sono tanto richieste economiche, sono richieste tecniche di modalità di sburocratizzazione che ci permettono di liberare risorse e di spenderle in un modo più adeguato, più semplice, più semplificato. Sono cose molto tecniche. L'accertamento IMU, di cui parlava prima Sindaco Brugnaro, solo per capirci, è una, come possiamo dire, una costruzione dal punto di vista diciamo giuridico di bilancio per poter immediatamente spendere dei soldi che in questo momento non abbiamo in cassa. La faccio molto breve sostanzialmente, però sono degli accorgimenti tecnici che tendono a sburocratizzare, a metterci nelle condizioni di non fermarci e quindi di non fermare i servizi. Ecco, questo a noi costa circa 5 miliardi di euro come quantità, e ci costano delle misure specifiche che sono quelle richieste in questo documento in questo momento qua. Poi c'è la partita con la regione, perché ci sarà necessariamente anche una necessità con la regione, ma sono tutte altre cose perché il piano è completamente diverso, e questo sarà oggetto di altri momenti di approfondimento, di documenti, di richieste, punto e basta. Grazie. Jacopo, è stato chiarissimo. E c'è il sindaco di Vicenza, credo che ancora, non lo vedo in video. No, è caduto il collegamento. Ah, aspetta che lo richiamiamo. Lo richiamo. Superiore a Treviso, mettiamo attorno ai 15, dai 12 ai 15. Grazie mille. Va bene. Allora, vediamo che altro c'è, un attimo che, dunque, c'è, vediamo un po', c'è la stima del mercato introdotto, un attimo che vado giù, sto leggendo sulla chat, buongiorno, è stato stimato il valore economico di questa manovra. Beh, insomma, noi vi abbiamo detto i mancati introiti dei comuni, mancano le partecipate, e penso che i sindaci avranno anche lì parecchio da vedere, perché anche soprattutto sulla Tari c'è tutta una serie di problematiche anche lì, ma insomma non siamo in grado di fare una stima completa, ma è enorme comunque il valore. Poi dipende dai tempi. Chiedo scusa, un piccolo appunto. Ovviamente io sono in costante contatto con il presidente De Caro, che ringrazio, perché lui in qualità di rappresentante degli 8.000 sindaci d'Italia sta facendo un lavoro importante, ma questo tavolo nasce perché le esigenze del Veneto, delle città del Veneto, che è stata tra le prime regioni a entrare in zona rossa, hanno una specificità e hanno un peso e hanno un costo, e su questo noi abbiamo voluto far fronte comune, perché rispettiamo le esigenze di tutti, ma oggi le esigenze che più rispettiamo sono quelle dei nostri cittadini. E quindi sì, Mario. Mario, poi c'è il tema che abbiamo detto più volte, l'hanno detto le associazioni di categoria, lo stiamo ribadendo anche noi costantemente. Dobbiamo fare un piano assolutamente di ripartenza con date certe, sbloccando l'economia, perché ogni giorno
ci allunghiamo sempre di più, ci allontaniamo dal peso che dobbiamo sostenere. Immaginatevi un peso sostenuto lungo il corpo, lo dicono tutte le regole di sicurezza, riesce a fare una certa forza, ma se lo allontani dal corpo stiamo rischiando di perdere il peso, cioè rischiamo di non riagganciarlo più. Dobbiamo assolutamente rimettere in produttività le imprese, il commercio, l'artigianato, il nostro valore, assolutamente, tutto in sicurezza, ma va fatto rapidamente. I tempi sono rapidi, bisogna agire rapidamente, bisogna dire la verità. Su questo aspetto della parte economica delle imprese tralascio, ne parleremo in un'altra occasione, però i sindaci in generale affrontano costantemente il tema del lavoro. Del lavoro noi ci stiamo preoccupando dell'aspetto economico, della tenuta sociale dei nostri città, non stiamo preoccupandoci per noi, per un dato tecnico, noi stiamo preoccupandoci, prima l'ha detto il sindaco di Vicenza, io voglio ribadirlo, ci potrebbe essere un'emergenza sicurezza, perché se non facciamo uscire la gente dalle case, per quanto giusto, gradatamente, in maniera ordinata, però il rischio della sicurezza esiste. Allora dobbiamo cominciare a renderci conto che la gente è a casa da quasi 60 giorni, cioè è tantissimo, ci sono bambini che potrebbero avere delle disfunzioni in futuro. Dobbiamo cominciare a sentire cose chiare e dobbiamo far ripartire i motori. Il Veneto è già ricominciato, per fortuna gli imprenditori sono andati avanti con le autocertificazioni, ma ci sono delle filiere che sono state completamente lasciate lì. Penso alla moda, alla calzatura, ma anche e soprattutto, ripeto, quella del turismo per altri versi. E poi ci sono una serie di specialità che dobbiamo recuperare. E questa cosa è importante perché noi abbiamo bisogno di lavoratori, magari sono in cassa integrazione ma sono lavoratori, non dobbiamo ragionare in chiave di disoccupati da assistere. L'assistenzialismo non ce la possiamo più permettere oltre un certo limite e siamo arrivati a toccare il fondo del barile. Bisogna veramente comprendere questo a parte di tutti, anche voi dei sistemi di informazione. Qui non c'è nessuno che vuol fare fughe in avanti da nessuna parte, tutt'altro. Siamo sempre stati ligi alla legge, continueremo a esserlo. Siamo rispettosi del ruolo della Regione, l'abbiamo sempre detto, e ringrazio anch'io il Presidente Zaia per la grande sforzo, lui, tutti i sanitari, la macchina, abbiamo agito tutti, nessuno vuol fare nessuna polemica, in primis il Governo. Stiamo proponendo, noi siamo una zona particolarmente colpita anche dai lutti, per cui insomma qualcuno quando farà la distribuzione deve tenerne conto di questo, non è pensabile che ci sia semplicemente un silenzio totale. Questo riteniamo, questo documento possa aprire questa questione. Poi lo leggiamo, lo leggete e poi farete le domande ai singoli sindaci per non stare qua tutto il giorno, insomma. Prego. Scusa, che prego. Tra pochi minuti devo uscire per entrare in una... Chi è? Scusa, non vedo. Salutare. Chi è che sta parlando? Se mi senti adesso. Sì, prego Federico, adesso Una cosa finale alla riflessione che stava facendo Mario e anche quello che stavi facendo tu. Allora, qui non c'è dicotomia tra la regione, che ringrazio anch'io il governatore Zaia, la regione, per come ha gestito questa situazione e come sarà chiamata a gestire a livello regionale il prossimo futuro. L'idea dei 7 sindaci si trovano settimanalmente, come stiamo facendo noi, per far capire che mai come questa volta noi difenderemo i nostri territori ed eviteremo che succeda quello che è successo magari in altri momenti della storia del nostro paese, magari di istanze da altre parti, e non faccio una divisione tra nord e sud. Noi siamo un territorio abbastanza omogeneo, benché disomogeneo tra mare, lago, colline e montagne, ma siamo i sindaci del Veneto. L'idea di portare avanti, prima dicevo, in modo fermo e determinato, è di fare in modo altro. E non faccia loro delle fughe in avanti. E quindi noi vogliamo presidiare che quello che serve alle città del nostro territorio, città capoluogo del Veneto, ai comuni del Veneto, arrivi effettivamente, stavolta, più di altre volte, siamo noi quelli che siamo stati maggiormente colpiti. Quindi saremo bravi, come al solito, a rimboccarci le maniche, saremo bravi, come al solito, ad andare avanti. Ma in questo momento sono interventi importanti anche e soprattutto su questo territorio. Sul nostro territorio. Scusate un attimo, faccio parlare Francesco. Ciao Jacopo, faccio parlare un attimo Francesco Rucco, perché hanno chiesto i giornalisti se puoi confermare il dato. Andrea Ceroni di TVA Vicenza chiedeva se potevi confermare il dato, lo scrive sulla chat, se si può avere lo stesso dato del sindaco Rucco di quant'è l'ammanco o comunque la mancati introiti che tu vedi come comune di Vicenza. Siamo attestati da intorno per questo momento dai 15 ai 20 milioni.
in realtà cambierà nelle prossime settimane, perché molto, molto dipende anche, come per tutti i comuni, dal pagamento delle imposte che sono slittate di alcuni mesi, e quindi capiremo poi se i cittadini e le imprese pagheranno o non verseranno, perché nel momento in cui non pagano la Tari piuttosto che le altre imposte locali, chiaramente si allarga il buco. Un attimo, una domanda in chat, scusate un secondo che leggo. Serve un comitatone ad hoc per Venezia? Vabbè, l'abbiamo chiesto un sacco di volte. In questo momento penso che il governo sia impegnato con tutte quante le conferenze che hanno, i cose, insomma, certamente che serve il comitatone, lo diciamo dall'anno scorso, insomma, ma Aldegheri di Verona, patto stabilità forse l'unica strada, ma avete un'idea della possibilità reale per arrivarci? Beh, intanto cominciamo col proporre delle cose, legga il documento e poi magari sentiamoci o sentite il sindaco là di Verona, chi volete, leggete prima il documento tecnico. In quel documento ci sono le risposte che lei mi sta chiedendo. Certamente l'interlocuzione col governo riteniamo debba essere costante e continua per un'area di questo tipo, insomma, per cui siamo a disposizione. Chiedo a tutti i sindaci, avete qualche elemento per programmare, aspetti un attimo, per programmare il rilancio del turismo, avete già calcolato i danni per il 2020? Vabbè, è quello che abbiamo appena detto. Quanto l'invio al governo è già avvenuto, succede domani, credo, nel momento in cui abbiamo firmato tutto quanto, verrà inviato oggi, grazie, vabbè. Io direi, mi fermerei qua, e se non ci sono altre domande, io saluterei tutti i sindaci, i miei colleghi, se qualcun altro vuole, perfetto. E poi, insomma, i giornalisti possono contattarci quando vogliono, poi ci risentiamo tra di noi, vi mandiamo il comunicato stampa congiunto da vedere, lo dico ai miei colleghi sindaci, così dopo lo mandiamo avanti. Ciao Mario, ciao Jacopo, ciao Francesco, ciao Federico, grazie a tutti. Grazie a tutti i giornalisti, buona giornata, grazie. Grazie, buongiorno. Grazie, arrivederci. Buongiorno.